condominio capitava di tutto. Okay. Cioè, Fiorello la sera usciva dall'Hollywood, si portava a casa chi trovava, e la mattina la parte più comica era vedere Franchino, che complimenti, quella di ieri sera veramente bellissima, cavolo, aveva tre pance, l'ho vista, devi bere di meno, Fiorello. Cioè, capitava di tutto. Condominio capitava di tutto. Okay. Cioè, Fiorello la sera usciva dall'Hollywood, si portava a casa chi trovava, e la mattina la parte più comica era vedere Franchino, che complimenti, quella di ieri sera veramente bellissima, cavolo, aveva tre pance, l'ho vista, devi bere di meno, Fiorello. Cioè, capitava di tutto. Io non sono mai stato un vizioso, non sono mai stato un giocatore compulsivo, o perlomeno non sono nato così. Diciamo che ho dovuto dimostrare di esserlo dopo per difendermi da cose molto più gravi. Dunque, da ragazzino non ero un vizioso, cioè non lo sono mai stato di fatto. Mi sono sempre divertito. Sì, ho fatto mille cagate in vita mia, ma diciamo quel vizio lì non ce l'ho mai avuto. È dovuto nascere dopo per nascondere cose un po' più gravi. Il primo errore che ho fatto quando sono arrivato a Milano. Allora entro e vedo Jovanotti che intervista Bon Jovi. Cioè, io venivo da Radio Fantasy Firenze, Lady Radio, mi sono cagato addosso e per 2 mesi non ho aperto bocca. Mi ricordo quando arriva io c'erano Amadeus, c'era Fiorello, c'era Tony Severo, Jovanotti, Linus, che avevano tutti, all'epoca ancora non c'erano i telefonini perché era la fine dell'89, questi avevano il cercapersone, la macchina figa. Io ho associato i soldi alla bravura, cioè più soldi più bravo, e quello è stato il primo errore della mia vita. Dunque, non sentendomi bravo, ma tutt'oggi non mi sento bravo, quando ancora trovo gente che mi dice tu alla radio sei bravo, io dico no. Cioè, non mi sono mai sentito bravo, mi sono sentito me stesso. I veri fenomeni della radio sono i vari Fausto Terenzi, i vari Leopardo. Leonardo è stato il più grande talento radiofonico della radio, quelli sono talenti. Io sono un figlio di quella generazione, ma non mi sono neanche mai avvicinato lontanamente. A scuola, per esempio, andavi bene, oltre a essere abbastanza agitato, ma era un macello, eh. Allora, andavo bene, perché io avevo scoperto che il professore è un narcisista, in questo caso il maestro. Bastava prendersi 2 appunti su quello che il maestro diceva, glieli ripeteva, e anche se non avevo... Io vendevo i libri nuovi, praticamente, non li avevo mai aperti, perché io ripetevo quello che dicevano... E lui era contento. Lui era contento, mi dava un bel voto, perché voleva dire che in classe ero attento. A parte che io avevo una nonna che è stata la mia prima maestra elementare, e dunque facevo di tutto. Materna. Materna. Lei mi mandava dietro la lavagna, Marchino, vai dietro la lavagna, che io sono sempre stato piccolo, e io dietro la lavagna gli facevo dei disegnini poco, così che lei quando girava la lavagna si ritrovava davanti quello che non si doveva trovare, al che non mi mandò più dietro la lavagna, ma mi mandava direttamente fuori. E io gli aprivo la porta in fiorentino e gli dicevo, tanto tu sei la mia nonna. Un giorno arrivò alle 6:15 in radio e mi vedo Claudio che sta leggendo il giornale nel posto dove dovevo essere io. Cosa mi viene in mente da pensare? Vai in onda lui perché io faccio cagare, è finita. Vieni, vieni. Claudio era sempre di poche parole, ma ho sentito, va bene. Guarda, queste sono cose che ho scritto, che non devi più dire, che non devi più fare, però per il resto va bene. E mi manda una cosa di cose. I comandamenti. Però da lì io mi alzai, levitai 1 metro da terra. Perché sì, Claudio ce l'ha fatta. Ti dice, va bene. E da lì penso di essere diventato, diciamo, uno che a Claudio Cecchetto